Cosa significa questa giornata, signor Sindaco? Beh, significa l'inizio di un sogno che è quello della riappropriazione da parte della città di uno spazio vitale dal punto di vista sociale, urbanistico e per l'assetto della futura nostra comunità, che si baserà sempre di più sui valori che sono intrinseci a quest'area e che viene trasformata da un'area dove prima si custodivano le armi a un'area dove ci saranno le armi per affrontare il futuro, e cioè salute, benessere, sport, cultura, divertimento e verde. Quando sono previsti i lavori? I lavori sono previsti in questo momento, è in corso la gara di progettazione definitiva esecutiva e di direzione dei lavori, e quindi circa entro un anno avremo il progetto definitivo che verrà messo a gara d'appalto, e il cronoprogramma prevede che nel 2024 siano finiti i lavori. Un messaggio ai cittadini di Nuoro? Un messaggio ai cittadini di Nuoro è che la città con l'acquisizione di quest'area sarà diversa, sarà più bella, più vivibile e potrà davvero essere una città all'insegna della qualità della vita.